Sindaco, allora, lei lo ha brevemente accennato nella sua ultima diretta, però come saprà c'è una situazione davvero infuocata a livello sociale a Lipari per gli aumenti delle bollette elettriche, l'aumento vertiginoso anche della benzina. Voi cosa state facendo in concreto? Intanto, sì, come dicevo, l'ho appena accennato, anche perché credo che però bisogna avere la percezione giusta. Sì, sì. La situazione, no, va detto. Ma è normale che siano aumenti, è chiaro che si conoscono. Il problema non è soltanto lì, per questo non sminuisce la gravità assolutamente, ma è un problema a livello nazionale, se non ancora sovranazionale, e chiaramente l'amministrazione locale ha degli strumenti limitatissimi in questo, perché tra l'altro la cosa che ci preoccupa molto è l'effetto che questo ha sulle singole famiglie e sulle imprese. Vorrei ricordare pure che lo stesso problema comunque poi attiene pure al comune perché certo. La stessa refluenza su un raddoppio delle bollette significa anche per il comune una impossibilità. Noi dovreste caricarlo sui cittadini. Voi sapete che il motivo per cui non ho portato il bilancio è questo, perché voi sapete noi siamo in ritardo rispetto a quello precedente, ma l'avevamo determinato la chiusura del bilancio, quindi per a fine dell'amministrazione che ho condotto io, uno dei miei vanti maggiori con tante difficoltà è stato quello del mantenimento degli equilibri finanziari, sì. Fino all'ultimo, questo ci mette veramente in crisi, perché immaginate anche anche al comune, come in una famiglia, se si raddoppiano i costi delle bollette energetiche diventa insostenibile. Fermo restando che per noi la preoccupazione più grossa è l'effetto sulle famiglie e sulle aziende. Per questo motivo, indipendentemente le limitate capacità di intervento da parte dell'amministrazione, questa settimana noi abbiamo convocato un incontro con l'amministrazione e la società elettrica, ma anche l'Enel stiamo inviando, è l'unica che onestamente ancora non gli ho mandato la nota, perché dobbiamo concordare la data, ma anche per il titolare dei distributori, per fare il punto e vedere come l'amministrazione in qualsiasi modo riesca a essere d'aiuto in una condizione che però è molto grave ed è molto più, diciamo, generale di una condizione che riguarda esclusivamente il comune di Lipari.